ministro della difesa, lei che ne dice? Esiste l'Andrangheta o no? A Milano? Non esiste, esiste o non esiste? Hai finito di fare il cinema? Guarda, fai l'attore con la telecamera. Esiste o non esiste? Si chiama cittadinanza attiva. Avrei combattuto con troppo la mafia. Perché non è stato istituito una difesa, potrei parlare. Non è antimafia. Perché non è stato fatto? Vai a lavorare. Imparate ad ascoltare invece di parlare sempre. Ascolti tu! Dietro. È fatale perché non c'è la commissione. È da notare come il sindaco Moratti fino ad ora non aveva sempre negato l'esistenza della mafia. Ora, se vogliamo fare i, come dicono gli inglesi, i fassi, così, i puntigliosi, a Milano c'è un serio problema di 'ndrangheta più che di mafia, no? Ma non credo che fosse quello il motivo per cui la Moratti diceva che la mafia non esiste. Ha continuato a negarla, così come ha fatto il prefetto. E allora mi sembra normale, finita la cerimonia di commemorazione, no, ci tengo a distinguere, perché noi siamo stati in silenzio con uno striscione che secondo noi è più eloquente di mille parole. Ed è una richiesta che credo accomuni milioni di cittadini in Italia, spero milioni. Forse è una stima ottimistica, perché credo che la maggior parte degli italiani vivano comunque in una sorta di indifferenza e individualismo che li tiene lontani da certi temi. Scusate, ma la concentrazione del momento porta anche a queste pause. E quindi, nel momento in cui poi viene fatta la domanda diretta, com'è che fino a ieri la mafia non esisteva? Avete visto, no? Qual è la risposta? Semplicemente ignorare. Ignorare il cittadino che pone una domanda, addirittura i colleghi giornalisti vicini, stai zitto, gliele facciamo noi le domande. Ora sono molto curioso di verificare se una domanda di questo tipo è stata fatta, perché non ha senso chiamare le crociate contro la legge bavaglio quando poi la cosa principale che vediamo è una sorta di autobavaglio. Abbiamo già i guinzagli. Se oltre ai guinzagli i giornalisti si mettono autobavaglio, andiamo veramente male. E avete visto, credo, spero l'abbiate anche immortalato, qual è stata la risposta anche di La Russa, il ministro della difesa, di fronte a quella domanda. Mi ha detto: cambiati la maglietta. Allora, caro ministro La Russa, questa maglietta ha il colore rosso e non è una scelta casuale. Rossa è l'agenda di Paolo Borsellino, su cui chissà quanti segreti che potrebbero veramente dare una nuova opportunità a quest'Italia sono celati. E rosso è il sangue delle vittime di mafia, delle vittime di 'ndrangheta, delle vittime di camorra che hanno sporcato questa nazione. Quindi quando un ministro della difesa, l'unica cosa che sa dire a un cittadino che parla di mafia, 'ndrangheta e cambiati la maglietta, lascio a voi le conclusioni e i commenti. Vogliamo dialogare con lei, mi ha detto di cambiarmi mi ha detto. Togliere la telecamera. Francesco, piacere. E infatti, noi parliamo a lei in quanto ministro. A lei in quanto ministro. Arrivederci. Perché non dialoga con lei? Sono un cittadino. Non è che tutti quelli che vengono con una macchinetta così al posto di andare, leva la macchina che dialoga. Perché? Che problema c'è? È un personaggio pubblico. È un ministro della Repubblica. È venuto. Ma deve essere trasparente. Vuoi stare zitto adesso? Sono venuto e parli. Lascialo parlare. Perché lo spingete? Non mi fa niente. E se mi fa qualcosa mi difendo da solo abbondantemente. Ma io non le faccio nulla, io sono per abbondantemente. No, non serve, guardi, non serve. Qua siamo in pace. Gioca con sta macchinetta. Centrale dall'inizio tutto. Adesso la manifestazione, io sono venuto molto più, ragazzi.
Ma perché quando voi non eravate ancora nati? Non lo sapete. Ma presente che era Paolo Borsellino. Certo che ce l'ho presente. Paolo Borsellino come Falcone. Ma digli di togliermi per cortesia le mani di dosso. Toglietegli le mani di dosso, ci penso io a mettergli la dosso. C'è una brutta mano. Che dice? Che dice? Rimaniamo seri, dai. Sono io. Dica siete una cosa seria, una cosa così. Noi pensiamo che un ministro sia una persona seria, quindi ci aspettiamo serietà. Anche se non mi sembrate molto serio venire qui mentre stiamo bevendo il caffè dopo la manifestazione. Sono venuto. Non abbiamo molto tempo. Allora, la regola è, quando uno fa una manifestazione, da dietro si sente una macchina. Abbiamo aspettato il termine della manifestazione. Sempre insulti erano prima. Quale insulti? Fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia dallo Stato. Chiedere se esiste la mafia a Milano. Sto parlando io o vuoi parlare tu? Parli lei. Hai detto che dovevo venire a parlare. Parli lei. Insulti erano strumentalizzati. Nel vostro pico, che pensate che ci sono quelli buoni, quelli che sono se vuole combattere veramente la mafia e lotta a togliere lo strumento. Allora le dico cosa penso io, poi le mi dà la soluzione. Le faccio una domanda, però non so che risposta c'è. Intercettazioni non c'è, però che non facevano vostra la mafia con le intercettazioni. Come io penso? Sasso, c'è l'impegno mio e personale che non solo le leggi che riguardano la mafia, tutti i reati che non possono essere inseriti una ma neanche il reato il resto è strumentalità. Se poi invece si vuole che rimanga la legge così come che consente di essere tutti, anche quelli che non commettono reati sotto intercettazioni, non sono d'accordo. Noi pensiamo che quella legge è da ritirare, ma la democrazia è tu pensi che è da ritirare? Io penso che ci vuole una buona legge. Da ritirare vuol dire che lasciare tutto com'è. Io voglio una legge che non colpisca le indagini e che tuteli i cittadini. Non siamo d'accordo. Secondo il Parlamento vota, il Parlamento è democratico e farà una legge qua. Scusi, adesso no, aspetta, vorrei prendere il caffè, no? Adesso il tempo lo decido. Cioè, non lascia al cittadino l'ultima domanda, va a prendere un caffè. Allora, ha parlato di reati. Se il cittadino non gira con la macchinetta, non va bene. Per favore, lasciamo perdere. Il quel signore lì, guarda, ma come? Quello che guarda dalla finestra. Noi, piuttosto che guardare dalla finestra, preferiamo scendere in piazza e portare avanti un concetto di democrazia partecipata. Democrazia partecipata vuol dire farle anche questa domanda. Ha parlato di reati spia, lei sa benissimo, come lo sapevano Falcone, come lo sapeva Borsellino, come lo sanno tutti i magistrati che vanno. Le intercettazioni sono fondamentali a scoprire reati attraverso i quali si va a identificare. Allora, lo fatto capito, che reati spia si chiamano. Perfetto, allora, come è possibile tutti che fino a questo punto sottratti dalla legge si impegni in Parlamento a farlo valere questo concetto? Come fa a saperlo prima? Come fa a saperlo prima? Gravi vieti di reato adesso. Così com'è, dice il contratto.